Mister, partiamo dall'aspetto più importante, il ritorno alla vittoria ai 3 punti. Sì, era quello che volevamo. Abbiamo fatto una partita molto dispendiosa contro un avversario difficile, lo conoscevamo, sapevamo quelle che erano le loro qualità e a tratti ci hanno messo in difficoltà, però credo che nell'arco dei 90 minuti sia una vittoria meritata. L'abbiamo cercata in tutte le maniere, abbiamo saputo soffrire, il che è stato un altro fattore positivo per quanto riguarda la partita di oggi, e abbiamo ottenuto un risultato importante perché avevamo voglia di prenderlo dopo qualche risultato credo immeritato. Conosciamo tutti le qualità di Franco e sono io il primo che le conosce. E sicuramente è stato bravissimo quando è entrato, sono stati bravi anche i compagni, insomma, a fare la gara che dovevamo fare. Abbiamo proposto sicuramente qualche azione per riuscire a sbloccare il risultato anche nel primo tempo. Siamo riusciti a farlo nel secondo tempo con l'ingresso di Franco, sicuramente abbiamo acceso un pochino la partita e poi dopo aver sbloccato la gara sicuramente si è visto un pizzico di timore di non poter raggiungere o di aver paura di raggiungere un risultato che sicuramente oggi meritavamo ampiamente, ma che forse avremmo meritato anche qualche giornata passata. Mister, meno sbarazzini ma più attenti come aveva chiesto lei. Ma mi piacerà nel tempo avere una squadra coraggiosa. Oggi, soprattutto nel finale, questa grande voglia di portare a casa il risultato ha fatto sì che ci abbassassimo un pochino e commettessimo qualche errore di troppo, però complimenti alla squadra che ha saputo portare a casa un risultato importante. Mister, come sta De Lì? Avete già un primo feedback? No, direi una cosa di cui non sono a conoscenza, sicuramente è uscito per una piccola distorsione, poi avremo qualche notizia in più. Sabato arriva la Ternana che oggi non ha giocato, che oggi ha affrontato per metà partita il Brescia, poi è stata sospesa. Ma sappiamo che affronteremo un'altra squadra difficile, pimpante, giovane e coraggiosa e sicuramente ci metterà in difficoltà, ma credo che abbiamo tutte le armi per poter fare una grande partita e provare a trovare il risultato che vogliamo anche sabato. Si è battuta su Improta, mister, 4 gol in 5 partite, crescita incredibile del giocatore. Riccardo ha ottime qualità, lo sta dimostrando, mi auguro che continui, ma qualità sta realizzando dei gol, ma sicuramente sta disputando le partite a tutto tondo perché è bravo nella fase offensiva, è disponibile in quella difensiva, è sicuramente un ragazzo che sta facendo delle ottime prestazioni, come tanti altri suoi compagni.